Oggi tocca al buon tono, per cui parliamo con Elisa Volta, che è l'autrice di due libri. Quali sono? Pillole di bon ton e gocce di bon ton. Perfetto. E invece sempre con la giornalista Ilaria Guidantoni, che ci racconterà qualcosa del... della storia, non nel senso tradizionale, ma del concetto di nascita del bon ton, che parte molto da lontano rispetto a quello che oggi consideriamo bon ton. Per cui entriamo. Il bon ton, locuzione usata per indicare modi e comportamenti conformi alle buone maniere, è stato protagonista dell'incontro che si è tenuto sabato 5 febbraio 2022 nel giardino d'inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, promosso dal financial advisor Giulio Garcia e inserito nella rassegna di eventi L'altra villa, curata dal comitato Villa Bertelli. L'interessante tema dell'etichetta, tornato ad essere attuale anche tra i più giovani per la popolarità di trasmissioni televisive sul tema dell'ospitalità e del galateo, è stato trattato in modo appassionato e con dovizia di dettagli e aneddoti dalla scrittrice e collezionista di galatei Elisa Volta e dalla giornalista e divulgatore culturale Ilaria Guidantoni, che si sono confrontate sull'origine storica del bon ton e delle sue applicazioni nella vita di tutti i giorni, come stile, educazione sentimentale e sociale. Il bon ton, lo stile, è una forma di bellezza, ma una forma di bellezza interiore, cioè una forma di educazione, educazione sentimentale, sociale e di ricerca dell'armonia. Lo stile, le belle maniere, quindi l'arte in primo luogo, la tavola anche, ma il nostro comportamento in primis. Non dimentichiamo che le prime regole legate al galateo e legate poi al bon ton nascono nel Rinascimento, quando in qualche modo non si parla solo più di corti e si riscopre la classicità ormai filtrata dal mondo cristiano e quindi l'onestum incontra il decorum. Cosa vuol dire? Che la parte della educazione profonda morale incontra anche lo stile. Quindi attenzione che il bon ton in questo senso è un'espressione di grande elevatezza. Il bon ton non deve diventare il sinonimo della leziosità, dell'essere snob, cioè della pura forma esteriore. Sono state negli anni parecchie vicende storiche che hanno cambiato il modo di interpretare e di vedere il bon ton. Se in un certo periodo effettivamente il bon ton era un qualcosa di esclusivo, elitario, da un certo periodo in poi è diventato invece un discorso molto inclusivo. Buone maniere sono sostanzialmente buon senso, soprattutto oggi che viviamo con meno formalità. L'incontro è stato moderato da Alessio Musella, editore dell'art magazine Exit Urban Magazine e direttore del blog Art Investment, che ha parlato della condotta da tenere nel corso di una mostra d'arte, sia in una galleria privata che in una sede istituzionale o in un museo. Sì, poi comunque il bon ton ha avuto un suo excursus, per cui sarà divertente oggi toccare alcuni cardini del passato e vedere come invece oggi può essere applicato al presente, perché comunque è vero che ci sono delle regole scritte, ma è anche vero che l'evoluzione aiuta a modificarle. Per cui, e poi oggi siamo forse nel periodo meno educato della storia, anche per colpa dei social. Infatti tratteremo anche questo. Cosa significano le buone maniere all'interno dei social? Evitare di diventare dei leoni da tastiera, il che significa che siccome siamo nascosti dietro a un video e non siamo riconoscibili, allora togliamo tutti i freni inibitori e diventiamo chissà che cosa. Poi magari perdiamo anche la capacità di dialogare davanti a un caffè o di dire buongiorno perché siamo troppo abituati a stare dietro la tastiera. Questa è la cosa peggiore che c'è in assoluto, perché non aiuta il contatto tra le persone. L'evento è stato anche l'occasione per presentare il libro di Elisa Volta, Pillole di Bon Ton, edizioni FD.